Siamo contenti di aver incrociato Faustino Ferrari qui al Salone, che tra l'altro presenterà il suo libro Ai margini e nel cuore all'interno del Salone Off, del programma del Salone Off. E quindi ne approfittiamo per tutti quelli che non potranno partecipare a questa presentazione per sapere un po' meglio da lui ecco, l'argomento del suo libro, che ha come sottotitolo Seguire Cristo nella vita religiosa. Ma questo libro nasce un po' casualmente, nel senso che mi sono ritrovato durante un corso di formazione nella casa in cui avevo fatto il noviziato e mi sono accorto che erano passati 30 anni e allora mi sono messo lì un po' a buttare giù alcuni pensieri di bilancio, diciamo, di questi 30 anni di vita come religioso. E come ho anche scritto, inizialmente non pensavo a una pubblicazione, pensavo a più un bilancio personale. Poi evidentemente la mano mi ha preso un po' la mano e è venuto fuori qualcosa un po' di più complesso. Qualcuno ha letto il testo e mi ha detto: ma questo lo devi pubblicare perché può essere letto da tutti e non è solo legato alla tua esperienza. Però in quel momento il Papa Benedetto XVI ha indetto l'anno sacerdotale e pensare di pubblicarlo in quel momento l'ho reputato come possibilità di essere frainteso o percepito come una critica rispetto a quel tempo e a quell'anno che era stato indetto. Per cui l'ho accantonato e è rimasto accantonato per un po' di anni. E poi una sera mi è venuto in mente, dato che Papa Francesco aveva indetto l'anno sulla vita religiosa, che forse potevo tirarlo fuori dal cassetto e vedere se poteva essere ancora valido, buono. L'ho riletto e ho visto che non era passato, almeno personalmente, per cui poi è partita la trafila che ha visto la pubblicazione del libro. Come dicevo, è un po' un bilancio di 30 anni di vita da una parte, ma con una rilettura un po' ironica nella prima parte e nella seconda parte pensando di poter comunicare alcuni elementi che mi hanno condotto in questi 30 anni e che non necessariamente vanno a contraddistinguere l'elemento di una scelta di vita religiosa o una scelta particolare, ma che possono fare di fondo, restare di fondo a una esperienza spirituale. Bene, allora questo è un po' il tuo vissuto. Però so che tu, come padre marista a Brescia ormai da parecchi anni, hai anche delle attività molto concrete che porti avanti in questa realtà. E, ad esempio, il centro Carmen Street, che cosa fa? Il centro Carmen Street si trova proprio al centro della città di Brescia, nel centro storico. Un luogo molto particolare perché storicamente è stato un luogo molto malfamato, era il luogo dei ladri e della prostituzione per secoli. Poi negli ultimi 25 anni è diventato il luogo dell'immigrazione e in questo momento sono presenti più di 60 nazionalità diverse e il 35% dei residenti sono immigrati. Il centro Carmen Street si occupa essenzialmente di uno spazio aperto per minori e giovani e quindi con attività doposcolastiche, aggregativi di socializzazione e con un'attenzione particolare poi appunto al discorso della immigrazione, perché è frequentato sia da italiani che da minori stranieri, l'accesso è libero, gratuito e ci sono più di 30 nazionalità diverse, ma 30 nazionalità vuol dire poi 30, vuol dire diverse religioni, vuol dire diverse confessioni cristiane e quindi quello che si cerca di fare è provare a vivere insieme e a stare insieme, questo a partire dai più piccoli. E in particolare poi anche il sabato e la domenica, cioè sul fine settimana, invece accogliamo gruppi di adulti immigrati, anche questi di varie comunità che si ritrovano per motivi più diversi e che possono essere motivi sia ludici sia invece più seri, incontri di preghiera oppure feste particolari, feste di compleanno piuttosto che matrimonio,
ricorrenze di morti, le cose più diverse, eccetera. E quindi un po' questa è l'esperienza che mi trovo a vivere. Penso sia un'esperienza molto arricchente e sicuramente avresti tante storie da raccontarci. Però ho un'ultima domanda da poterti fare, ho visto che partecipi anche al lavoro di un'associazione che si chiama Dimensione Speranza. Sì, prima di rispondere a Dimensione Speranza, di fatto un po' di storie le ho raccontate in maniera molto particolare e personale nel primo libro pubblicato da EFAT, cioè Parlando d'amore e di altre cose. In realtà questo libro, dove c'è molto di costruito, in realtà c'è molto di reale che parte dalle esperienze vissute in questi anni. Per quanto riguarda Dimensione Speranza, invece è un'esperienza completamente diversa, con alcuni amici, qualcuno anche qui di Torino, altri di Roma, altri di Brescia, iniziata con un altro mio confratello alcuni anni fa, e che vuole essere un luogo informatico, perché in realtà è un sito di formazione e informazione, più di formazione che di informazione, e con la partecipazione e la collaborazione di una serie di persone. Abbiamo pubblicato qualcosa, credo, tra gli 8.000 e i 10.000 articoli, quindi c'è una vastità di materiale non indifferente per chi vuole approfondire tematiche, soprattutto sulla ricerca di fede, ma non solo, anche su aspetti più concreti, quali possono essere la dimensione sociale o economica oggi. Bene, allora, per chi volesse continuare ad approfondire queste tematiche, Dimensione Speranza è questo sito dove potrà trovare tutto questo materiale di cui ci ha parlato. Ho anche una rubrica personale che si chiama Bailamme su questo sito, dove ogni tanto pubblico qualche mio testo. Bene, grazie ancora, grazie.